Un ripensamento, è ritornato alle sue stazioni, alle stazioni del cuore, diciamo, che ho sempre vissuto. Dopo aver girato varie province della Lombardia, sono arrivato qui oggi, alla mia stazione, eccola qui, a Badia Lariana, la direzione del treno che vanno a Sondrio e la direzione del treno che vanno a Lecco. Sono ritornato alla mia stazione, la chiamo mia perché personalmente l'ho amata in età giovane e la continuo ad amare. È un amore instancabile. Poi solo guardare la sala d'attesa, solo guardare la sala d'attesa, che bella! Ecco il murales di Abbadia Lariana. Hanno riaperto in questi giorni tutte le sale d'attesa della sponda lecchese. In più hanno migliorato la possibilità di soggiornare in questi luoghi dove è possibile anche con un ottimo prezzo. Sono qua alla stazione di Abbadia Lariana ad ammirare questo stupendo murales che è significativo per me perché rappresenta il viaggio dei treni. Oggi sono qua e guardo per di più questo bel cielo sovrastante alla provincia di Lecco. Oggi cosa combino? Cosa faccio? Sicuramente ho diversi programmi. Primo programma, andare all'inizio del sentiero del viandante Colo Nuovo, oppure avrei un altro programma, andare alle cascate del Schengen, soprattutto a Prato Calice. Sono affezionato a quel luogo. Mi piace il Prato Calice perché domino dall'alto la vista lacustre della parte lecchese. Io amo questa zona. Dopo essere stato in varie altre province della Lombardia, medito, rifletto e penso che le stazioni del cuore vivono sempre in un senso di eternità nella propria persona, dove io ammiro costantemente il mio io. Poi guardare com'è bella questa stazione, poi guardare i giardinetti accanto. Io è un incantesimo, devo dire. Sì, bello, bello. Qua c'è la stazione dove posso riposarmi nel periodo estivo. Io ammiro questo luogo qua e oggi intraprendo la salita di 6 chilometri verso le cascate del Schengen, sopra da Badia Lariana, dove ero già stato. Passo attraverso la poltrona del re, è un'installazione mia personale che ho fatto. Poi faccio Prato Calice, poi incontrerò delle amiche, degli amici dove posso salutare che mi ricordano più che volentieri. Ora il via, sono le ore 14, prima tappa. Vado ai piedi del sentiero del viandante, la percorribilità nuova, per salutare un altro mio amico che abita in quella casa. Vi saluto, a dopo, youtubisti, e poi saluto anche un mio amico in particolar modo che mi segue sempre nel canale YouTube, che ci siamo incontrati poco tempo fa in questa stazione di Abbadia Lariana. Lo saluto volentieri, si chiama di nome Sandro. Sandro, ciao, stai bene, ci rivedremo in questa stazione o in altre stazioni lombarde. Un cordiale saluto e al prossimo YouTube.